Qual è il posto che lei ama, cioè, non so, molto di qua? Cioè, magari un pub oppure una via, un bar, esatto. Sono di parte e ti dico via dei Cristofori, solo perché la cooperativa di cui che la gestisce il teatro, cantina di, Villa, di via dei Cristofori. Ah, il posto che mi piace molto sono i giardinetti pubblici. Perché? Perché a me piace il verde, quindi c'è tanto verde, c'è tantissima gente, quindi a posto, a me piace per quello. Mi piacciono particolarmente tanto i giardini di questo posto, di questa città, più che altro perché sono molto ben curati e è un buon luogo per incontrarsi. Il centro storico mi piace bene o male tutto, sia per i negozi sia per comunque come è curato e per l'ambiente. Qualche bar oppure qualche pub, qualche ristorante? Sì, penso che il mio bar preferito sia il Bar Globe di fronte al comune, per il fatto che ci sia la possibilità di studiare al piano superiore. E ristoranti non ne ho uno preferito. Allora, di Varese che io amo, vabbè, il lago, il Sacromonte, il Campo dei Fiori. In modo particolare il Sacromonte. Mi piace molto che sia una città molto verde, per cui spero che ci sia sempre questa cura del verde, l'attenzione all'ambiente e l'attenzione alle cose del sociale. Ecco, io penso e spero che Varese vada un po' in questo ambito, di essere più attenti alle persone e agli altri. Abbiamo la parte del Lago Maggiore che è un bel vedere, un bel frequentare. La parte delle Alpi, abbiamo delle belle valli dove poter fare delle grandi camminate. Poi a livello cittadino, te l'ho detto, ci sono dei bei parchi dove la gente può fruire del verde all'interno della città, che non è di tante città, insomma, questo vantaggio. Vado alla Cupola qui in via Donizetti, mi piace tantissimo. Perché? Che ci sono libri, io sono un lettore accanito, per cui oltre all'utile, cioè il cappuccino, la brioche, mi leggo anche qualche libro, qualche giornale. Per me via Matteotti è un'istituzione. Perché? Perché tutte le domeniche, io me la ricordo da quando ero piccolo che passeggiavo con i genitori, a quando ero un po' più grande con gli amici, e fa parte dell'essere in città, ecco. Qualche simbolo nostro? Non saprei, forse Piazza Montegrappa. A me piace molto la chiesetta di Biumo, quella piccina. Perché? Perché mi sembra che sia una cosa raccolta, molto bella, molto affrescata, e ecco, quella mi piace molto. Ma il Sacromonte perché è un posto molto particolare, perché poi domina la città, perché è molto bello e secondo me poco valorizzato. Speriamo che questa giunta lavori per valorizzarlo di più. Che cosa funziona e cosa no? Cosa funziona e cosa non funziona? Bah, posso dire che funziona, diciamo le cose che funzionano. Il verde, ad esempio, i parchi, la parte, diciamo, tempo libero, secondo me ci sono delle buone opportunità. Che cosa non funziona? Vabbè, ce ne sono tanti. Il traffico mi sembra abbastanza incasinato. La mancanza di parcheggi, che secondo me sono importanti per far fruire la gente e quindi non intasare le strade centrali. Aggiungerei il problema della sicurezza, forse, che una volta si sceglieva di vivere in provincia perché era più sicuro, più tranquillo, c'era una vita molto, molto, diciamo, ovattata, quindi senza rischi. Invece adesso, anche qui a Varese o anche in provincia, ci sono degli episodi di violenza, comunque di criminalità, che una volta non c'erano, e questo, secondo me, se lo lasciamo andare, fa perdere tutti i vantaggi di vivere nelle piccole città o nelle città di provincia. Allora, io non sono di Varese, posso dire che Varese è una città un pochino chiusa, per quanto è la mia sensazione, però adesso forse ci sono delle aperture, il fatto che ci sia un sindaco diverso, il fatto che comunque le persone si muovano un po' di più, che anche il centro è un po' più vivo, mi fanno ben sperare. Andrebbe dato un pochettino più di attenzione alla cura dell'ambiente, al risanamento del lago di Varese, per rendere ancora più fruibile e più bello quel posto in cui viviamo. Sicuramente l'aspetto paesaggistico, la ricchezza naturalistica è qualcosa di unico nel suo genere, come tutti i paesaggi italiani hanno qualcosa di unico. Qualcosa che non va, invece, la vedo una città che potrebbe esprimere, una città, un territorio che potrebbe esprimere un potenziale maggiore di quello che non esprime. Con l'aggettivo per descrivere la Varese?
vivibile diciamo come tipo di città, ancora ha i suoi vantaggi, ecco, la vita in città, in questo tipo di città. Un aggettivo per descrivere Varese, direi non abbastanza vivace. Aggettivo su Varese, ma tranquilla, perché comunque si può andare in giro di giorno e di notte senza alcun problema, presumo, almeno io ho sempre fatto così, non mi sono mai sentito in pericolo. Oh, io adoro molto la tranquillità e la serenità di riuscire a vivere in questa città come magari una decina di anni fa, vorrei ritornare indietro perché questo vale la pena di valorizzarlo, ok? Se devo esprimere con un aggettivo la città e il territorio, dico che è umido. Sembra una cosa che fa ridere, però questa umidità che si respira, io la respiro solo a casa mia, nel mio territorio, nel Varesotto. Quindi può far ridere, ma io quando sento tutta questa umidità, che a volte può essere terribile, mi sento a casa.